E ciao a tutti amici, sono sempre io, Gold, e benvenuti all'appuntamento settimanale con la rubrica TechPlays. Rieccoci su Space Engineers con la nostra serie Survival. Allora, ragazzotti, nella scorsa puntata ci siamo occupati della zona di produzione. In questa, sebbene nella scorsa io l'abbia smentito, ci dobbiamo occupare di energia. Questo perché piano piano inizieranno ad arrivare sempre più blocchi che consumeranno sempre di più, e quindi l'energia serve per forza. Allora, come fare però? Avevo detto che avrei voluto fare una stanza un po' più sicura. Bene, ho appena smettito anche quello perché la facciamo proprio di fronte qua. Sì, buchiamo di qua, ragazzotti. Facciamo ovviamente una stanza abbastanza bella come era, come è stata per questa. Questa qua veramente è uscita bella grande, parecchio, troppo grande direi anche. E qua invece ci occuperemo bene, la faremo un po' più profonda, sarà un po' più sicura, magari sapete per evitare esplosioni enormi che ci fanno saltare tutta la base. E beh, sostanzialmente questo sarà abbastanza semplice nella sua costituzione, diciamo. Ok, ci sono stati dei problemi durante lo scavo, mi sono ribaltato. Credo non stia venendo neanche troppo dritta. No, ok, va bene, così va bene. Ok, la sto risistemando. Perché come al solito stavo tendendo verso l'alto. Vabbè, succede. Andiamo avanti. Perfetto. Possibilmente così. Devo stare più o meno sui 25 metri. 24-25 circa. Ok, scaviamo parecchio. No, 23 è già troppo. Giù, di nuovo, giù. Wow, cosa è successo? E in qualsiasi caso ogni tanto controllo che è sempre meglio farlo. Direi che ci siamo. Sì, ci siamo. Vedete, però qua sono andato molto più in basso e la cosa non va bene. Quindi adesso devo salire. Beh, che qua effettivamente ci sarà la stanza. Ok, allora, il laser ce le ho. Iniziamo a costruire almeno il corridoio che dovrebbe portare poi alla stanza. Comunque, ragazzotti, mi sono rassegnato. Probabilmente l'intera base non sarà pressurizzata se non per qualche zona molto circoscritta. Perché vorrebbe dire costruire stanze enormi e perdere quel tocco artistico che solo la pietra può dare. Purtroppo. La parete qua deve essere bella, deve essere proprio fatta bene. Quindi voglio sbizzarrirmi un attimo con dei design che ancora non ho mai provato. Non è male, ma è coperta dalla pietra. E il che non va bene. Quindi, qua così. Vediamo un attimo. Dai, detriti. Ok. Non mi dispiace troppo, vi devo dire. Mi piace parecchio perché dà tipo l'effetto colonna portante. Il che non è male. Per niente. Assolutamente. Soltanto poi bisognerebbe tirarla su fino al soffitto di pietra. Il che richiederà un pochettino di materiali, neanche troppi, Quindi io, ragazzotti, direi che posso anche farla. Ma sì, crepi l'avarizia. Ok, allora, eccoci con la prima parte della struttura, adesso la costruisco e voglio vedere come risulta poi la seconda parte, cioè quella che si staglia verso il soffitto. Allora, andiamo, dovrebbe essere abbastanza veloce, eh. Tanto i materiali li abbiamo, il tool al livello 3 che pff, se lo mangia qua, quindi ci siamo, già una parte è fatta. Il risultato mi piace anche parecchio. Dovrei utilizzarlo più spesso questo design. Adesso però mi stavo chiedendo, chissà se riesco a replicare la stessa cosa, però fatta magari a soffitto qua. Cioè sì, volendo si può, ma rimane parecchio male. No, andiamo per soffitto in pietra e via. Quindi di nuovo qua così. Così.
che poi siamo praticamente già arrivati, era soltanto da aggiungere i blocchi per completare il design, diciamo, per dare l'effetto appunto di struttura che mantiene su tutto. Ecco, così ragazzotti, è bella, a me piace. Ditemi voi effettivamente poi cosa ne pensate, ma a me una stanza del genere piace. Piace anche tanto, nel senso, se io adesso volessi, che ne so, poi ampliare un'altra stanza, potrei togliere questa, metterci un corridoio dritto e arrivare ad un'altra stanza reattore. Ovviamente non lo farò perché la stanza reattore sarà qua. Non col fucile, sarà comunque qua. Adesso devo rientrare con la drill e riscavare. Ok, ho dovuto ributtare giù tutta la porta perché, come potete immaginarvi, non ci si passava. Ah, pensavo di aver fatto un danno, sinceramente. No, ma va bene. Ok, allora, terza persona come visuale. E si scava una stanza. Ok, ci siamo. No, le lastre. Dovrei averne un po' ancora qua, ma tipo 200. 201. Poi devo metterci una porta e il resto vetro. Sì, quanta sicurezza dietro il vetro. Però sì, sostanzialmente. Allora, dov'è? Porta alla sliding door. Ecco, sliding door. Facciamo così. Ah, solo computer vetro blindato. Magari li ho anche. Computer. Ehi, che culo. Vetro blindato, non ce l'ho, ma sti cazzi, non è importante. Ok. Però mi servono le trappe. Oddio, devo andare. Allora, finestra piatta 1x2x25, bla bla bla, invertita. È così. Perfetto. E poi... No, facciamo così. Sì, lo preferisco così. E poi la 1. Perché effettivamente noi in quella stanza non dovremmo in linea teorica entrarci mai. Perché il refueling potrebbe essere automatico. O almeno è quello che vorrei fare. Automatizzare il refueling. Però in caso dovessimo... Allora... Però non l'avevo fatto così, mi ricordo. Era quello piccolo. Quindi... Avevo messo una finestra verticale. Sì, scusate, sto andando in memoria perché erano altri progetti. Ok. E pannello LCD era un altro, che erano i corner. Eccolo qua, era quello flat. Flat bottom. No, non me lo fa mettere qua, che peccato. Magari però me lo fa mettere così. Flat top. Sì, me lo fa mettere. No. Sì, eccolo qua. Perfetto, che bello così. E qua, ragazzotti, ci sarà il titolo Refueling manuale. Poi lo sistemo dopo. Qua abbiamo una grata. Perfetto, perfetto, mi piace. Allora, inizio a scavare. E sapete cosa? Mi sa che scavo manualmente. Beh, prima di tutto perché sono un idiota già costruito. Ma poi perché riesco ad avere una precisione maggiore rispetto che a utilizzare la trivella, magari la drill, scusate. E sostanzialmente lo preferisco. Poi se c'è magari da fare qualche correzione, si fa e come, però. Oh, un altro Bernacle Drone, che palle. Continuano a piovere, ragazzotti. Vediamo un attimo sto Bernacle Drone se ha fatto danno. Non dovrebbe, teoricamente, perché l'ho visto che è andato parecchio lontano da dove eravamo. Vabbè. Materiali gratis. Comunque stavamo dicendo... no, qua non posso, questo non posso. Questo non posso, questo non... Uno ne ho potuto, tutto lui, va bene, ok. Reattore grande. Sì. Oh mio Dio. Però non mi piace così. Voglio scavare un attimo in su, ecco. No, ho finito l'idrogeno. Oh, che peccato. State tranquilli, ho qua la navetta. Ahi. Ecco qua. Anzi, hydrogen barrel. No, devo ricaricarle dal container. Buttiamo via dentro tutta sta roba e prendiamo questi e il computer. Così.
forse mi mancano le lastre. No, qualcosa mi manca sicuro, però. Ah no, questo posso farlo, questo posso, questo posso. Ehi, che culo. La parte più rottura di palle è già stata fatta. Beh, oddio, manca anche... Oh, solo griglie metalliche, dai. Poteva andarmi molto... Ma ce le ho, che culo. Poteva andarmi parecchio peggio, assolutamente. Allora, qua la strada d'acciaio non penso neanche di costruirle. Voglio tenere più un effetto strutturale. Anche se effettivamente dovrei piazzarne altre, però. Allora, per quanto riguarda invece il reattore, servono tante cose. Tante cose. Componenti reattori. I grandi saranno i componenti reattori. Componenti reattore, non componenti reattori. E cos'altro? Sta roba qua dovrei averla. Ma sì. Dai, scendi, so che ce la puoi fare. Scendi e frena magari nel mentre. Sì che se tocchiamo magari terra 1,50 al secondo non dovrebbe succedere nulla di brutto. Ma non si sa mai. Perfetto. Se poi tocchiamo il muro è ancora meglio, perché il muro ci rallenta. Allora adesso scarichiamo e costruiamo il reattorone. Mannaggia. Subito. Allora. Qua. Sì, ok. Allora, iniziamo a togliere un po' di componenti reattori, che sennò esplode davvero. Componenti reattore. Mi sento stupido ogni volta così. Ah, le lastre. Non ho preso le lastre. Non le ho prese. Non ci credo. Non ci credo, non ho preso lastre d'acciaio. Ah, sì che le ho prese. Mi sono preso un polpo. Ok, allora, i superconductor conduits li ho già messi. Dovevo prendere soltanto altre 9 griglie metalliche. E ci siamo, il reattorone è stato costruito. Mamma mia, ragazzotti, ci siamo. E adesso terminiamo con i dettagli e le cose carine. Allora, un po' di travi mi servono, queste le possiamo mettere via. Perfetto, va benissimo, va benissimo. Per ora va benissimo. Allora, è snervante come cosa, ragazzotti, è snervante, seriamente. Adesso, tu qua così. Sempre per la questione strutturale, bla bla bla. Ok. E luci. Mettiamo delle corner lights qua. Effetto faretto. Ok, ok, ok. Adesso. Ottimizzazione, ragazzotti, e i dettagli. Taglio tattico. E beh, allora, cosa ne pensate? Merita? La scelta di colori è giusta? È abbastanza bello quello LCD là sopra? Speriamo bene, ragazzotti. Allora, qua abbiamo il container per il refueling automatico, che tra poco riempiremo con dell'uranio. Qua abbiamo la porta invece per il refueling manuale, in caso volessimo entrare, bla bla bla, per inserire manualmente dell'uranio. E questo è quanto, ragazzotti. Se mai dovessimo fare degli aggiornamenti, allora espanderemo là dietro. Ok, allora ho preso un po' di uranio dalla drill. Quindi eccolo là, acceso. Perfetto, ragazzotti. E con questo io termino questo episodio. Vi ringrazio per avermi seguito. Vi invito a lasciare un bel mi piace e un commento dicendomi cosa ne pensate di questa nuova zona della nostra base lunare. Io, ragazzotti, vi ringrazio ancora per la visione. Sono Gold e noi ci vediamo al prossimo video. Bye bye.